Anche quest'anno sempre la solita gita. Io mi sono davvero scocciata. Sì, è vero, ogni volta sempre a vedere queste pietre. A me non piace proprio. Io amo venire agli scavi di Velia, mi piace molto la storia. A chi lo dici? Io ogni volta immagino di vivere una giornata al tempo degli antichi greci e romani. Immaginate che bello! È vero, Chiara. Uno dei miei più grandi desideri è quello lì di rivivere tra queste mura e vedere come erano fatte le case, i negozi, la scuola. E figuratevi questi due quattro occhi, vivere al tempo dei greci. Senza occhiali andrebbero a sbattere con la loro testolina contro ogni colonna, ciecate e anche stupide con tutte quelle testate. Dai, non fateci caso, la Salia prende sempre in giro tutti. Non torneremo nel passato, ma almeno speriamo di diventare delle archeologhe, così lo studieremo. Alcune volte desidero di andarmene da questa scuola. Sono stanca di essere presa in giro, ma poi penso che ovunque andremo ci sarà qualcuno che ci prenderà in giro. Forse siamo noi che siamo sbagliate. Dai, non dire così. Avete sentito cosa ha detto la maestra? Qui gli antichi abitanti di Elea buttavano delle statuine per esaudire i propri desideri. Allora siamo d'accordo? Esprimiamo tutti lo stesso desiderio? Ritornare all'epoca dei nostri antenati. A me piacerebbe tanto, ma se poi si avverasse veramente, come facciamo a tornare indietro? A parte il fatto che non succederà nulla, se dovesse succedere, come andiamo là, così torniamo qua. Mia nonna ogni volta che voglio e desidero qualcosa mi dice: ognuno di noi ha un desiderio. Ogni tanto ti ritorna in mente e non pensare che non puoi farci niente. Tu allora comincia a pensare e tutto si può realizzare. Sei pronto per andare a scuola? Sì, mamma, sto aspettando Parmenide. Lo sai che andiamo sempre insieme? Non mi piace che frequenti quel ragazzo. Troppe destrambe per la testa. Se continuano di questo passo, non concluderanno nulla di buono nella vita. Lui ed il suo amico Parmenide. La tartaruga. Dai, Zenone, ti sfido a fare una corsa. Vediamo chi è più veloce. Dai, Achille, se lui non sa nemmeno camminare, figurati se può correre. Solo perché si chiama Achille si crede velocissimo, come il grande Achille più veloce. Non farci caso, Zenone. I tuoi piedi saranno lenti, ma la tua mente è certamente più veloce della sua.
Anche un animaletto lento come la tartaruga può competere con Achille. Un giorno lo dimostrerò. Dovessi metterci 100 anni. Basta! Ma chi siete? Non vi ho mai viste, Delea. E perché siete vestiti in questo modo così strano? Siamo sbarcati adesso, vediamo da lontano Oriente e questi sono i nostri abiti tradizionali. Oh, mi raccomando, fate finire, non li conosciamo, altrimenti siamo proprio fritti. Possiamo venire a scuola da voi? È parecchio che non frequentiamo, il viaggio è stato lungo. Certo, penso che il nostro maestro Senofane non avrà niente da dire, seguiteci! Possono restare solo i maschietti. Le femmine non possono frequentare la scuola. Ma non è possibile! Dal luogo dove veniamo, le donne vanno a scuola. Ah, cosa devono sentire le mie orecchie? Le donne a scuola. Maestro, è vero. Anche le donne hanno il diritto di frequentare la scuola. Qui le cose devono cambiare. Da grande scriverò le leggi che governeranno la nostra città di Elea. E le donne avranno pari diritti degli uomini. Scriverò delle buone leggi che saranno di esempio per molte altre città. Parmenide, non essere insolente e pretenzioso. Ora, tutti al loro posto. Eccolo che ricomincia con le sue destrambi, le leggi, la giustizia, l'essere. Secondo me l'unica cosa che farei da grande è andare al tempio di Asclepio a curare la tua mente malata. Hai visto Desiree? Anche loro vengono presi in giro. E hai visto chi sono diventati? Oh, ma ce ne vogliamo andare. Dall'altra parte ci staranno cercando. Sì, è arrivato il momento di salutarti. Anche perché qua noi non siamo molto gradite. Ciao! Mi dispiace. Spero che un giorno ci rincontreremo. Non ci rivedremo, ma di sicuro vi studieremo. Zitta! Parmenide e Zenone, zitta! Due dei più grandi filosofi dell'antichità. Bambine, ma dove siete? Ve l'avevo detto che la maestra ci stava cercando, però avete visto che avventura? Il nostro desiderio si è avverato. Sì, nulla è impossibile, tutto si può realizzare. Sì, ma la prima cosa è credere in se stessi. Per realizzare i propri desideri bisogna crederci e non rinunciarci mai, anche se qualcuno ci derida. Oh, ma dove siete finite? È mezz'ora che vi cerchiamo. Muovetevi, andiamo, dai! Nulla è impossibile. Credi in te stessa e raggiungerai il successo.